Ciao, oggi partiamo da Rapperswil per un viaggio di 3 giorni durante il quale percorreremo 2 tappe della Herzroute, un percorso cicloturistico che attraversa tutta la Svizzera. L'ultimo giorno prenderemo il percorso numero 33 per raggiungere il Bodensee. Andiamo! Diciannovesimo chilometro, seconda foratura. Ma io non ci posso credere. Io vi giuro che da quando ho la bici, che pedalo qua in Svizzera, questa è la seconda volta, tra l'altro nel giro di neanche un'ora, che buco una gomma. Non abbiamo più camere di riserva. Non sarebbe un viaggio se non ci fossero degli imprevisti. L'avventura, questo fa parte dell'avventura. Siamo pronti a ripartire. Vediamo poi, il contachilometri dice che abbiamo fatto 55 in 4 ore e 14. Che cosa possiamo dire di questa prima tappa? Allora, è stato un percorso collinoso, con molta salita. Mi fa male il sedere. Abbiamo male le tappe, sì. È molto bello, molto paesaggistico. Ma è bellissimo, strade è stupendo. Praticamente senza traffico. Bellissimo verde, colline, fiori, cascine, bellissimo. Sì, ci ha deliziati con i suoi paesaggi e ora siamo molto stanchi. Abbiamo trovato questo posticino tranquillo in cui accamparci ai bordi del bosco e quindi passeremo la notte qua. Sì, adesso cercheremo di sistemarci un po' lì. Esatto, ci diamo una sciacquata e cuciniamo. E poi iniziamo a cucinare. E ci vediamo domani mattina. Bene, l'alba di un nuovo giorno e ci prepariamo a ripartire. Una notte è passata. Adesso facciamo colazione così poi riprendiamo per fare un'altra tappa. Continuano. Anche questa tappa avrà circa 1000 metri di ascensione, anche se a mio modesto parere secondo me sono di più. Io non ho un GPS per controllare. Ci hanno ingannato. Sì. Però teniamo duro. Teniamo duro. La birra si avvicina. Speriamo. Thank you.
tronto pomeridiano della seconda tappa in direzione Herisau. Detto giusto? Sì. Allora, praticamente, avevano detto che questo tratto non era così difficile, ma io vorrei farti vedere. Io praticamente sono passata su quella collina, da sotto sono arrivata là sopra, poi sono scesa e sono arrivata qui. Paura e panico, praticamente le gambe tutte molli. Questi sono i momenti subito dopo lo stress fisico. Sì, sì, mi sono stressato, ho bisogno di una birra. È un'intervista in diretta. Da bere, indovena, insomma, qualcosa di dolce. Sai quando hai quelle voglie che non puoi però pagare perché sennò ingrassi, però in questo momento pensi che te le meriti. Stasera arriverà tutto. Bene, le salite non finiscono mai. Adesso, cosa ne pensi all'inizio di questa nuova salita? Non so che cosa ho fatto di male, però dai. Si sale, siamo in Svizzera, ce bisogna dare onore al territorio. Cosa andiamo. Potevo aspettarmi? Sì, se no prossima volta ci andiamo nel Olanda. Deserto, no? O in Olanda, sì. Le soddisfazioni. Allora, abbiamo trovato un posto dove accamparci sperando di poter stare tranquilli. Forse sì. Abbiamo solo in faccia, benissimo. Faccio così. Così. Okay. Adesso, sì. Adesso tu non ci vedi. No, vabbè, ma non importa, l'importante è. Proviamo a stare qua. Ci siamo messi sopra Herisau e siamo su un sentiero. Adesso rimaniamo qui un po' in versione discreta, quindi mangiamo qualcosa, poi più tardi, tac! Piazziamo la tenda. Dobbiamo a 2 secondi di decathlon. Sì, quella è in 2 secondi, tac! Comunque, che cosa possiamo dire oggi di questo percorso? Vabbè, sicuramente è stata una tappa più impegnativa di quella di ieri, ha molta salita. Tantissima! Molta più di quella che è dichiarata sul sito in realtà. Poi... non lo so, o sono io che sono praticamente fuori forma, però sinceramente mi sento massacrata. No, vabbè, comunque abbiamo un'idea di che cosa vogliono dire 1000 metri di dislivello e qui ce ne sono almeno 2 o 3 volte in questo percorso. Quindi se lo volete fare siate allenati perché sennò va male. Sì, o sennò noleggiate una bici elettrica e andate tranquilli. Io sono distrutta, sono viva per miracolo, allora lui per consolarmi mi ha preso la birra. Poi ci sono tante strade sterrate da fare, sì. È molto bello, ne vale sempre Bellissimo. La pena. Non sono strade sterrate molto impegnative. E niente. Però dai, super positivo. Adesso ci rigeneriamo un po'. Sì. We'll be right back.
Stai guardando che cosa? Non lo so neanche io. La Germania devi rispondere. Allora, qui ci sono indicate delle città. Ah. Praticamente regolando questo qui le puoi puntare, tipo qui c'è, che ne so, Wasserburg. Puntiamo verso Wasserburg e qui dovremo vederlo. C'è foschia. Ah sì. Siamo giunti alla tappa finale del nostro percorso. La nostra meta era Rorschach, spero di averlo pronunciato giusto. E quindi con oggi, con i nostri 160 km fatti in due giorni e mezzo, ci riteniamo più che soddisfatti. Sì. E da qui più tardi prenderemo il treno per ritornare verso casa. È stato bellissimo, abbiamo percorso due tappe della Erzroute. E poi abbiamo percorso il tratto numero 33 che ci ha portati fino a Rorschach. Volevamo infatti attraversare tutto il nostro cantone. Abbiamo fatto un tratto all'interno dell'Appenzello e poi siamo rientrati nel nostro cantone, perché dove siamo adesso, e siamo sul lago Bodensee, e dall'altra parte c'è la Germania. Quindi siamo praticamente al confine della Svizzera, sì. Confine geografico. Possiamo solo ritornare indietro adesso, basta, è finita, sì, la Svizzera, non c'è più niente. Speriamo tanto che questo video vi sia piaciuto. Se vivete in Svizzera, se non vivete in Svizzera, fatelo, perché sì, è bellissimo. Ne vale la pena, davvero, le piste ciclabili, sì, percorsi di cicloturismo in Svizzera sono favolosi, curati, belli, sì. Davvero, ne vale veramente la pena. Ti fanno scoprire dei tratti, delle strade e dei paesaggi che altrimenti è molto difficile andare a trovare. Bene, alla prossima allora. Ciao. Ciao.